del genere in Italia mancava o nei paesi occidentali, perché davvero Magdi Allam apre un scenario molto importante sul mondo islamico, e in particolar modo sul Corano. Il Corano è proprio sulla figura di Maometto. E un modo particolare, lui approfonda tanti argomenti che è sconosciuto nel mondo occidentale. Non sappiamo ancora come bisogna affrontare con, non dico con i musulmani, ma in particolar modo proprio con il concetto fondamentale che Islam mette sul piano sociale. Prima di Magdi Allam, pure Oriana Fallaci ha, come giornalista, ha affrontato la situazione dell'Islam, ma dopo, molto prima di Oriana Fallaci, anche Federico Fellini ha potuto profondamente affrontare l'Islam con il suo film 8 e mezzo. Perciò stiamo, almeno io cerco di portare avanti e per capire la visione di Magdi Allam, perché è un grande conoscitore dell'Islam, in particolar modo lui egiziano, conosce molto meglio di altre figure che abbiamo in Italia. Perciò a me fa un grande piacere poter ospitare Allam a questa bellissima città che ha una grandissima radice cristiana. Sì, dunque, allora, Eugenia, lei è una delle nostre dame. Ci vuoi dire perché sei voluta entrare e far parte di questa famiglia? Allora, buongiorno a tutti. Io sono entrata a far parte di questa famiglia perché ovviamente condivido appieno quelli che sono i valori dei Templari, che erano i valori dell'epoca, quindi quando nacquero nel corso del Medioevo, sono i valori di oggi e saranno i valori del futuro, quindi Dio, Padre e Famiglia. Naturalmente questi valori non sono dei valori che rimangono astratti, ma sono dei valori che poi si concretizzano all'interno della nostra società ovviamente e si concretizzano nell'aiuto concreto proprio verso le persone, verso gli altri, quindi coloro che soffrono, dove la sofferenza non è soltanto una sofferenza diciamo fisica, ma anche una sofferenza morale. Infatti noi Templari ci proponiamo proprio di venire in soccorso di queste persone, aiutandoli sia fisicamente con il nostro contributo in termini pratici, ma anche a livello morale. Poi abbiamo anche dei cavalieri, naturalmente, il padrone di casa qui, il nostro grande Massimiliano Cacciatore, e un'altra nostra punta della famiglia, e anche lui ci ha onorati della sua adesione. Ci tengo a precisare che i Templari non sono gruppi nostalgici dell'epoca cavalleresca. Mi è capitato di leggere in occasione dell'ultima elevazione anche commenti ironici dovuti sicuramente al, tra virgolette, all'ignoranza, nel senso che non perché chi l'avesse scritto fosse una persona stupida, semplicemente perché magari non si è abbastanza informato su chi siamo. Ora, noi ripartiamo da quelle battaglie che si facevano nell'epoca, nel XII secolo, chiaramente non più con le armi, non ha senso fare questo, cioè non ha senso neanche pensarlo. Noi oggi vogliamo portare avanti quelle battaglie, come diceva lei, che sono i principi della fede, della carità cristiana, appunto attraverso la cultura, attraverso la fratellanza, attraverso la solidarietà, e strada facendo cerchiamo anche di seminare la fede in Gesù Cristo. Quindi nulla a che vedere, diciamo, da questo aspetto storico, ciò che siamo oggi con ciò che i cavalieri rappresentavano un tempo. Ora, diciamo, Federiciani, molti mi chiedono perché Templari Federiciani. Allora, Templari va bene, l'abbiamo spiegato. Federiciani perché noi ci ispiriamo a Federico II, che è passato alla storia come lo stupor mundi. E all'epoca lui trasformò la sua corte in una culla della cultura occidentale, in Occidente.
perché ebbe il grande merito di saper unire tutte le fedi senza uno schiocco di lancia, non fece nessuna guerra. Quindi è per questo che è stato tanto inneggiato nella storia. Ora, noi partendo da lui e da ciò che ci suggerisce, cerchiamo di, attraverso la cultura, attraverso le nostre azioni, di creare un prodotto nuovo anche nel fare cultura, che superi la volgarità delle parole, del pensiero, che ci rieduchi a guardare il mondo, le persone e il creato tutto con occhi nuovi. Quindi volevo che si sapesse, perché giustamente essendo noi una giovane realtà, chiaramente non tutti magari si prendono la briga di andare a vedere in profondità che cosa siamo. Magari può essere anche difficoltoso trovare informazioni sui siti. Noi abbiamo questo libro che parla di noi, a disposizione di chi vuole. E qui è spiegato ampiamente ciò che siamo, in base a che cosa noi operiamo. Noi siamo riconosciuti dalla Chiesa, così come dallo Stato italiano, ma conserviamo la nostra indipendenza. E se permettete vi leggo appunto: i Templari Federiciani operano secondo i canoni 215-216 titolo primo De Omnium Christi Fidelium Obligatonibus et Iuribus, canone dal 321 al 326. Insomma, questo è per farvi capire che noi siamo alleati del clero, non siamo contro, siamo alleati. Anzi, noi qualunque volta ci dovesse capitare in futuro di poter collaborare con la Chiesa, noi saremmo ben felici di poterlo fare. Abbiamo infatti anche in programma altre cose da mettere in campo che proprio coinvolge la nostra comunità parrocchiale. Quindi ci auguriamo, insomma, che tutto ciò che ci proponiamo di mettere su abbia il suo naturale corso e anche il suo naturale sviluppo e ci porti buon frutto. Tutto qui.